natura, da cui tra l'altro dipende la nostra stessa sopravvivenza. Certo, può esserci un approccio diretto e quasi giornalistico alla National Geographic, che però fa più riferimento all'informazione che all'emozione. Oppure si può cercare una strada diversa, che non tenti nemmeno di avere una sorta di universalità, ma che sia pienamente personale, creativa ed emotiva. Una strada che parta da un elemento imprescindibile per un fotografo, la luce, ed è un elemento che è fondamentale in natura e senza il quale non esisterebbe la vita, e cioè l'acqua. Cosa lega la luce e l'acqua? È quello che sembra chiedersi l'autrice del libro di cui voglio parlarti oggi, pubblicato da un editore italiano specializzato in libri fotografici, 6x6. Lei si chiama Angela Pietribiasi e il libro si intitola significativamente Anni Luce, ma non parla di astronomia, almeno non direttamente. Ma andiamo a vederlo assieme. Nell'introduzione, Antonio Carloni osserva come la bellezza della natura, quale la conosciamo, è fragile e oggi anche in pericolo. Ma stringendo lo sguardo sulle piccole cose, quelle che molti considerano insignificanti, forse possiamo trovare di nuovo la speranza, magari cercandola nella luce imprigionata nei riflessi del ghiaccio o nel bagliore di stelle lontane. Dopo due foto introduttive in cui vediamo un gioco di ombre e di neve, il libro si apre con una serie di ambienti innevati, ripresi in modo che solo alcuni dettagli emergano dalla superficie, altrimenti uniforme. I passi di un piccolo animale, i sassi coperti dalla neve. Un mondo primordiale, senza vita visibile, fermo, immobile. In una delle poesie che accompagnano le foto, l'autrice lo definisce il manto nivale, una sorta di azzeramento di ciò che conosciamo della superficie terrestre. Un tornare alle origini, quando l'acqua proveniente dallo spazio o eruttata dai vulcani come vapore iniziò a condensarsi, forse proprio in forma di ghiaccio o di neve. Poi nel libro fa la sua prima comparsa l'uomo. Non nella forma completa, ma simbolicamente attraverso un avambraccio e una mano che reggono elementi a contrasto rispetto alla foto che fa parte del dittico. Come alle pagine 40 e 41, in cui una mano stringe una palla di neve e sulla pagina opposta un'ombra in un incavo della neve sembra suggerire la parte mancante, come a dire che le nostre azioni non sono mai prive di conseguenze. Angela Pietribiasi è affascinata dalle forme del ghiaccio, come quelle degli iceberg, e li fotografa quasi fossero delle sculture. Come sappiamo, la parte visibile di un iceberg rappresenta appena un ottavo della dimensione totale di questa formazione d'acqua ghiacciata. Perciò è anche il simbolo di quanto poco conosciamo della realtà e di quante cose sono a noi ancora sconosciute. Se l'acqua, insieme all'aria che la circonda, sono due simboli alchemici, altrettanto lo sono la terra e il fuoco, simboleggiato il primo da una mano che regge un sasso e l'altro da un vulcano in eruzione, e il sasso è anch'esso di roccia vulcanica dall'altro, in un dittico che, come recita la poesia che l'introduce, odora di zolfo. Un'atmosfera ancora una volta primordiale che, in effetti, poi pervade tutto il libro, come se si tornasse sempre all'origine, dove tutto è iniziato. L'autrice ama giocare a mettere a confronto elementi di dimensioni diverse, ma di significato affine. Così, alle pagine 55-57, vediamo una montagna che emerge dal ghiaccio, poi un piccolo cumulo di roccia sbriciolata simile a sabbia, accanto a quello costituito invece da neve farinosa. Così, in pratica, l'autrice mette a confronto la matrice della terra, la roccia, e la principale forza erosiva e modellante della stessa, il ghiaccio, sottolineando in qualche modo come l'uomo non solo partecipi a questi processi, ma possa anche alterarli, subendone però le conseguenze. Le foto sono in un bianco e nero asciutto, netto, con cieli sempre densi, se non del tutto neri, e dei bianchi molto puliti. Gli still lifes, come la doppia delle pagine 84-85, con una mano che regge un pezzo di ghiaccio in forma di roccia e stalattiti di ghiaccio che sembrano quasi delle punte di lancia, sono sempre su uno sfondo nero, nero assoluto,
come sospese in uno spazio sconfinato e oscuro. Nelle ultime due fotografie compare l'uomo nella sua interezza, ma piccolissimo, un dettaglio quasi insignificante eppure evidente, magari perso in un vasto ghiacciaio, come a pagina 105, o immerso nell'acqua come fosse liquido amniotico, nella foto conclusiva di pagina 107. Nelle sue 43 foto, questo libro di piccole dimensioni, quadrato, ci fa compiere però un viaggio amplissimo, in terre senza confini, davvero ad anni luce dal nostro quotidiano. Un progetto onirico di sicuro impatto. Angela Pietribiasi, Anni Luce, 6x6 Editore.